Prima di cominciare il video, un saluto ad Alessio Vercani. Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andralink 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Come vedete sono su Banda dei Cani Pallidi, ma per un motivo preciso. Nello scorso video, ovvero il video di sabato, vi dissi che vi avrei fatto vedere come funziona il collegamento VIP per vedere un po' che cosa è, perché sinceramente non ne ho la minima idea. È stato inserito con l'aggiornamento del coniglio sulla luna, quindi andiamo a vedere. Collegamento VIP, che facciamo? Ci colleghiamo con qualcuno o da soli? Noi ci colleghiamo da soli perché non abbiamo amici e anche perché, avendo anche 4 3DS, preferisco comunque sia inserire la cartuccia sempre sulla stessa microSD. Vuoi salvare dati di collegamento? Certo! Salvataggio. I dati di collegamento sono stati salvati. Ora, in Yo-Kai Watch Blasters Cricca dei Gatti Rossi, la sala VIP è aperta per sole 24 ore. Per l'armata del coniglio sulla luna. Quindi non posso neanche andare su Cricca dei Gatti Rossi, ma proprio sul salvataggio di coniglio sulla luna. È incredibile. Andiamo dal misterioso nella sala AIB. Bene, la sala VIP è ancora aperta. E andiamo allora su coniglio sulla luna. Continua. Ovviamente per andare alla sala VIP bisogna andare a parlare con Whisper, che si trova qui davanti alla Blaster Mobile, e andiamo. Che bello. Dobbiamo parlare quindi con Misterioso. Che ci dici, zio? Volete entrare nella sala VIP? Ok, questi sono i requisiti, perciò lasciate che controlli se siete idonei. Ah. Oh. Oh, chiedo scusa. Mi sono sforzato troppo, mi è scappata. Mi concentro di nuovo e ci riprovo. Cos'è? Non so. Cos'è questo odore? Ah, ma che dai, che schifo, per favore. Sto scherzando, questo è il dolce profumo dei VIP. Proprio così. Ora apriamo la porta della sala VIP. Che ci sarà? Salve, veramente quella è la mossa che fanno nella canzone quella di Tsujino Kopanda, comunque sia. Vediamo un po'. Wow. È un posto luminoso? Cosa diami? Quindi questa è la sala VIP. È davvero meravigliosa. Quella è la slot Kai? Ora forse inizio a capire dove vanno messe certi tipi di monete. Sono proprio sorpreso. Non so credere che la sala AIB sia collegata a un posto come questo. Non capisco la struttura. In effetti ci sono i due yokai nemici del gioco. I nemici finali, diciamo. Benvenuti nella sala VIP! Oh, tu sei? Quadro? Sergente Quadro? Non proprio. No, io sono Bison Quadro! Che non ho capito se è un riferimento a Mr. Bison o Bison, che dir si voglia, di Street Fighter. Non ho capito questo, però penso di no. Ho appena scoperto che è un riferimento a Mr. Bison. Ci avevo preso. Per aver ottenuto l'accesso alla sala VIP dovete essere proprio importanti. Per mille giravolte, la sala VIP è bellissima. Lasciate che vi sveli qualche segreto sulla sala VIP. Nella sala VIP qualsiasi cosa è VIP. Very important person. Prima di tutto lì troverai le missioni VIP. Io, Bison Quadro, sono il responsabile. Il pattugliamento VIP pullula di yokai rari. Variano in base allo speciale del giorno. Gioca in solitaria contro i guardiani della cricca Gatti Rossi o della banda dei Cani Pallidi. C'è solo una missione di pattugliamento VIP al giorno. Combatti quante volte vuoi contro i due guardiani. Ora parliamo del negozio VIP. Alga Sensei ne è il responsabile. Alga Sensei, ma davvero? Gli oggetti rari verranno in base allo speciale del giorno, assicurati di tenerlo d'occhio. E infine parliamo della slot Kai VIP. Usa le monete VIP. Puoi ottenere una moneta VIP al giorno parlando con Gragnomino. Ah, la sala VIP nasconde altri segreti. Scoprili tutte, ecco ti do un indizio, sfere dorate, non ti dirò altro.
questo è un mondo fantastico, vorrei stare qui ogni singolo giorno. Non ci sono problemi se volete venire qui tutti i giorni, ma ogni 24 ore dovrete completare un collegamento VIP, non dimenticatelo! Ricevuto! Quindi, in realtà io avrei delle monete particolari grazie ai codici, alle password, attenzione. Anche perché i codici non ci sono per questo gioco, quindi anche volendo. Moneta slot Kai fortunata. Tenerla in mano ti renderà felice. Ma solo tenerla in mano, io vorrei usarla. Aspetta, vediamo un po'. Vediamo un po' se lui mi dà la moneta. Moneta VIP, proprio una moneta VIP proprio. Oh, un'altra cosa, conosci le sfere dorate? Ce ne sono solo 5 in tutto il mondo. Sono sfere estremamente rare. Porta una sfera dorata in questa sala VIP e la felicità VIP ti inonderà. Allora riguarda come ottenere quelle sfere dorate. Sembra siano in qualche modo collegate alla sala VIP. Se riesci a ottenerne qualcuna, portane un po' qui, ti mostrerò come usarle. Quindi, le sfere. Beh, noi abbiamo le uova dorate, non le sfere. Ok, non lo so. L'uovo ha una forma ellittica più che sferica, un po' a triangolo se vogliamo. Ah, rossa di secondo grado. Ah, terzo premio addirittura. Canna da pesca vela nera. Vediamo un po' le missioni allora. Partite per una missione VIP. Selezioniamo la missione. Non ho altro. Pattugliamento VIP. Incontra yokai VIP in pattuglia. Missione di pattugliamento solo per VIP. Tanti yokai rari una volta al giorno. Sarà registrato nel tuo diario durante la missione. Ah. Spero non siano troppo difficili. Ho fatto anche delle missioni in collegamento con ragazzi da tutto il mondo. Non so di preciso. Non penso siano solo europei. Anche se penso che potrebbero essere anche solo europei. Comunque sia, i nomi erano abbastanza inglesi e spagnoli. Non propriamente americani o comunque sia delle parti là, ecco, diciamo. Non lo so, ragazzi, non so proprio cosa pensare. Però abbiamo degli yokai interessanti davvero, a dir poco. E che però non, insomma, nulla di che, Non sono molto forti e non è che mi interessano particolarmente. Giusto per riempire un po' il medaglium alla fine. Vediamo un po' questa missione. Chi c'è da combattere o da trovare qualcosa? Da combattere Eternia. Ma Eternia, se non sbaglio, l'ho trovata. Cavoli, ma è forte però, Vabbè, ma lei è forte, non è giusto. Ma lei è veramente forte, oh. Ma ci picchia, è andata. Ma neanche, neanche ci viene. Neanche ci prova a diventare amica, ci fosse mai. Tossa via. Mastro Cuoco, questo è interessante. Neanche proprio. O meglio, più che altro è interessante su Yokai Watch 2, che per trovarlo devi pregare in sette lingue diverse. Mamma mia. Qualcun altro? Oniria? Scaragone? Ah, avrai anima del generale però, No, anima del generale. È un'anima rossa, ma non. Non so se serve a lui. Lui so che si fonde con anima del generale. Mutevana. Ah, ok. La fusione tra Negatina e Felicio. Restat. Questo pure è importante su Yokai Watch 2. Ma non nessuno che diventa amico. Ah, ma posso attaccare con la. Non so cosa è successo. Forse perché ho sconfitto il Noco con la. Non lo so, boh. E mo non mi fa attaccare di nuovo. Ora sì. Ho capito perché. Caldocan era un po' più forte. Prudor, oh mio Dio. Ma dovrebbe essere tipo l'evoluzione di Negative Buzz? Non lo so. In questo momento non ce l'ho proprio presente. Vabbè, sprecato l'energy max, però va bene. Perché siamo ancora qui? Per soffrire. Why are we still here? Just to suffer. Just to suffer. Noco! Oh mio Dio, è Noco! Oh!
ragazzi! Beh, però abbiamo trovato il Knuckle, che non è tanto male, voglio dire. È il Knuckle, mi ha dato anche un bel po' di sfere. Delle sfere davvero grandi. Tipo, io ho raccolto un po' di emblemi, no? Quindi sarà... Ah, ecco. Vuoi affiggere... Ok, sì. Che poi non è che te ne danno tanti, te ne danno pure pochi. Quindi devi giocare di brutto online. Giocare online non mi piace, parte che non mi piace proprio, ma su questo gioco ancora di meno, perché la gente non sa fare nulla. Ci sono certi che proprio sono negati. Siamo andati in 5, in 4, siamo andati tutti di rango 10 ad affrontare un super felimonio, ma ci rendiamo conto? Missione casuale, poi ti vedi quello seleziona super felimonio. Vabbè però... cose assurde. Poi abbiamo ovviamente lui che ci dà una moneta VIP al giorno. Abbiamo il sergente Bison Quadro che ci fa andare una volta al giorno in missione. Questi due non so se si potranno mai combattere in una qualche maniera, a parte appunto andando a mettere gli emblemi ogni giorno. A quanto pare questa è la sala VIP, però dobbiamo portarci una sfera dorata. Come si prende questa sfera dorata? Ad ogni modo, per questo video è tutto. Domani continuiamo l'avventura, che ci sono molti livelli da fare. A dire il vero l'avrei già continuata perché... Beh, insomma, avendo fatto le missioni, mi è andato avanti il gioco. Ho fatto queste due, i 5 yokai spettrali e appunto anche... Bellezze Blasters, ma sono abbastanza semplici, nulla di che. Quindi domani ci facciamo tutto quanto questo capitolo in una volta sola e affrontiamo anche il boss, che non so chi è, forse è proprio quello che pensavamo che fosse, ovvero Robonian 28. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io come sempre Cuggio vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.